Ben ritrovati ancora una volta, amici di TG Architettura, e parliamo ancora di attualità. Questa settimana ci sono tante notizie. Green economy, decarbonizzazione dell'economia, tecnologie verdi, smart city. E ancora, contrasto ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico, cooperazione ambientale, semplificazione delle autorizzazioni che non difendono l'ambiente e riforma della fiscalità ambientale. Sono questi gli 8 punti dell'agenda verde che il ministro dell'ambiente uscente Corrado Clini lascia in eredità al prossimo governo. Si tratta di un documento, ha spiegato Clini, che prende le mosse da quanto abbiamo fatto con il governo Monti e vuole essere uno stimolo per le scelte ambientali del prossimo governo. E adesso ci spostiamo in Olanda, dove la commissione dall'Accademia Olandese Cato, il progetto Hub 01 realizzato dagli studi di MVA e Office A3, è stato presentato all'ultima edizione della Biennale di Design Interior, che si è svolta in Belgio. Si tratta di una residenza per studenti dall'assetto modulare e mobile e allo stesso tempo ecologico e innovativo. Progettato per consentire agli studenti spazi di lavoro separati e personalizzati, Hub 01 si compone di una serie di unità abitative, ciascuna delle quali si distingue per un concept di design differente. Le soluzioni adottate spaziano dalla copertura munita di pannelli solari alle facciate verdi, alle terrazze praticabili con piste da skateboard. E torniamo all'attualità. Far ripartire il mercato immobiliare equivale a dare nuovo slancio all'economia del paese. Ne parleranno a Roma il prossimo 24 gennaio politici, giornalisti e responsabili dell'associazionismo del Real Estate. La manifestazione Se riparte l'immobiliare, riparte l'Italia, promossa dalla FIAIP, si svolgerà all'Auditorium Antonianum a Roma e vedrà la partecipazione dei principali players del comparto del Real Estate, che si confronteranno con le forze politiche e le coalizioni che si candidano alla guida del paese. E adesso parliamo di concorsi. L'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi bandisce il concorso Un vivaio laterizio per l'Italia, per l'assegnazione di un premio a opere candidate al concorso internazionale per la progettazione del padiglione Italia Expo 2015 e basate sull'uso del laterizio, appunto. L'obiettivo è valorizzare i progetti che dichiarino le potenzialità espressive ed innovative del laterizio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica. Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2013.